Ma che sorpresa, abbiamo scoperto che gli Eschelito sono amici fraterni d'infanzia del nostro cameraman. E siamo a Arezzo Wave, il primo giorno. Innanzitutto Eschelito, ve l'hanno chiesto tutti, ve lo chiedo anch'io, chi è questo scheletro che vi è apparso in sogno in Messico? Allora, Eschelito è effettivamente uno spirito che ci ha salvato durante un viaggio in Messico dall'attacco del Chupacabra, che è un mostro e un animale molto simile al coyote. Ecco, effettivamente. Un animale brutto. Molto brutto. E ci ha salvato dall'attacco di questo animale donandoci degli strumenti e dandoci l'opportunità di sconfiggerlo con la musica. Senti, ho letto nel librino, proprio nel bigino, che vi ispirate agli Animal Collective. Infatti un po' me li ricordavate durante l'aria. Infatti non li conosciamo proprio. Io non li conoscevo prima, davvero. Però me li hanno spiegati loro, puoi chiedere meglio a loro. Non li conosci. Una somiglianza involontaria, diciamo. No, sì, no, noi avevamo un gruppo di amici che si chiama Animal Collective, è una band di Bernalda. Ed effettivamente noi abbiamo detto di essere ispirati agli Animal Collective, che sono questa band di Bernalda, però non sapevamo ce ne fosse già un'altra. Dovremmo avvisare questi ragazzi di Bernalda che hanno sì, lo stesso nome di una band. Quindi credo potrebbero fargli causa. Sì, ecco, sì, questo è il problema. Ci accodiamo alla causa, magari. È vero. Questo è il problema di tutti gli Animal Collective che ci sono in giro per il mondo ora. Siamo monkeys, comunque, a proposito del collettivo di animali. Noi siamo monkeys. Un collettivo di animali. Senti, ma com'è la situazione in Basilicata per le giovani band, i giovani gruppi? È bella, molto... C'è è pochissimo, risorta, c'è pochissimo, però c'è effettivamente. Pochissimo, e da noi a Bernalda c'è qualcosa. Noi abbiamo aperto un circolo, si chiama Al Verde, dove proponiamo musica dal vivo, facciamo venire un po' di gruppi, un po' di cose. Diciamo, poi per il resto della regione ci sono festival, sta crescendo, diciamo, la situazione. È molto difficile, io credo che la Basilicata sia una delle pochissime regioni in Italia che non ha un'etichetta discografica. Anche poche scuole di musica. Non ci sono moltissimi posti in cui fare live. Effettivamente noi dobbiamo fare chilometri e chilometri, però diciamo cerchiamo di portare la Basilicata fuori in modo da portare magari un po' di gente in Basilicata. Non ci paga la PT, eh? Senti, quindi mi immagino sarete fuori dalla Basilicata tutta l'estate, non so se vi potremo sentire in qualche altra parte dello stivale, diciamo. Sì, c'è qualcosa in Sicilia, che c'è? Siamo in Sicilia l'8 agosto, poi siamo a Giovinazzo, Rock Festival. Bene. Il 29 o il 30, ancora non sappiamo. E poi per venire in Basilicata venite a Metaponto, il Metaponto Beach Festival è dal 16 al 17 al 19. Stasera c'è Caparezza, non è che per caso farete una sorpresa sul palco insieme a lui? Vuoi andare nudo sul palco da Caparezza? Alla fine va benissimo. Lui credo che farà questa cosa. Quando la mettete questa intervista? No, se potete posticipare in modo che sia una sorpresa vera, lui andrà nudo sul palco. Con i capelli ricci. Va bene, grazie mille, in bocca al lupo. Grazie a voi. Crepi. Ciao. Ciao Simo. We'll be right back.